A tutti i cittadini di Tusa, auguro un 2019 ricco di grandi soddisfazioni, con l'auspicio che voi possiate centrare gli obiettivi che vi siete prefissati per il nuovo anno. Un pensiero particolare anche a tutti gli abitanti e agli abituali frequentatori del nostro comprensorio e a tutti i tusani che, per vari motivi risiedono abitualmente in altre parti d'Italia e del mondo. Un ulteriore abbraccio alla redazione e ai lettori di Nebrodi News, una emittente locale, giovane ma ambiziosa, che consente di dare voce ai nostri meravigliosi territori. Un augurio, se permettete, anche a me stesso e all'amministrazione comunale di Tusa per il lavoro fatto e per il lavoro che ancora dovrà svolgersi. Io debbo ringraziare, tutta la giunta municipale, il consiglio comunale per il lavoro svolto in questi 6 mesi, nonché tutta la struttura, amministrativa con cui ho collaborato, in questa prima parte di mia amministrazione. 6 mesi che io, oserei definire tutti d'un fiato, perché siamo partiti con la scoperta del teatro, presso il sito archeologico di Alesa ed è un fatto, una coincidenza, diciamo, per me. Anche abbastanza favorevole, che ha fatto nascere con buoni auspici questa mia, amministrazione. Abbiamo terminato lavorando in Consiglio Comunale fino a pochi minuti fa, abbiamo terminato una giunta giorno 22 alle 10 di sera, partorendo atti amministrativi che ci consentiranno nel 2009 di stabilizzare i 32 contrattisti di questo ente, nonché di bandire due concorsi all'esterno. Devo dire che questo è un fatto fondamentale, importante, rivoluzionario per gli enti pubblici. Dobbiamo essere fieri di questa amministrazione e di questa comunità. E per questo non finirò mai di ringraziare la precedente amministrazione, il precedente Consiglio Comunale che, mi hanno lasciato e ci hanno lasciato un bilancio solido, un comune finanziariamente virtuoso che si può oggi permettere di stabilizzare 32 contrattisti e assumere due nuovi dipendenti, un agente di polizia municipale e un assistente sociale. Dopo circa 30 anni l'ente comune di Tusa riprende ad assumere. Il dato, oltre che per il valore sostanziale in sé, è fondamentale per il rilievo simbolico. In questi territori, nei nostri territori, c'è bisogno di lavoro. C'è bisogno di lavoro strutturato, stabile e duraturo. Nel 2019 ci saranno, all'interno di questo comune 34 posti di lavoro a tempo indeterminato. Ma l'emergenza lavoro va affrontata anche, come dire, alla giornata, anche all'impronta. Nel 2019 vedrà svolgersi nel nostro comune 3 cantieri di lavoro, nell'ambito dei quali potranno lavorare una ventina di giovani. Potremo recuperare alcune parti del nostro territorio che, hanno necessità di manutenzione. Penso al marciapiede di Via Cesare Battisti, che, è adiacente, alla spiaggia, 4 volte premiata con la bandiera blu. Ma, abbiamo in questi 6 mesi, come li chiamo io, tutti d'un fiato, fatto, anche della, progettazione di prospettiva. Abbiamo partecipato al bando per la riqualificazione dei centri storici, prevedendo un progetto di riqualificazione urbana per il centro storico di Tusa, volto e finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico. Abbiamo partecipato ad un bando, del Ministero dello Sport per ristrutturare gli impianti sportivi di Tusa Centro e di Castel di Tusa. È stata, se non ricordo male, aggiudicata o comunque sarà aggiudicata nei prossimi giorni, la commessa lavorativa per la ristrutturazione del Calvario, uno splendido monumento
del centro storico di Tusa, originale, caratteristico. Attendiamo da un giorno all'altro il decreto di finanziamento per la realizzazione del Museo Fotografico Angelino Patti presso il Palazzo Costantino in via San Giuseppe a Tusa. Insomma, stiamo cercando di porre in essere tutte quelle attività necessarie affinché Tusa e l'intero comprensorio possano ambire ad uno sviluppo di tipo strutturale e strutturato che poi consenta il ripopolamento delle nostre zone. Questa è la vera questione fondamentale. Bisogna che gli enti sovraordinati a livello non solo regionale ma anche nazionale ed europeo capiscano che questi nostri territori sono gli avamposti della nostra civiltà e non si possono abbandonare né sotto il profilo dello sviluppo né sotto il profilo dei servizi. A proposito di servizi, mi avvio alla conclusione, vorrei sottolineare che abbiamo potenziato il servizio di erogazione idrica a Castel di Tusa per fare fronte al fabbisogno che ci viene richiesto nei mesi estivi, che è sempre più ampio, e puntiamo ad aumentare la percentuale della raccolta differenziata, arrivare al 70%, ci siamo vicini, perché dal 1º febbraio, do anche questa ulteriore notizia, partirà la raccolta differenziata cosiddetta monitorata attraverso i mastelli codificati. Insomma, abbiamo fatto tantissimo, speriamo di fare ancora di più. Io mi auguro inoltre che il 2019 possa essere l'anno buono finalmente per il piano regolatore generale, ovvero sia lo strumento di programmazione e pianificazione territoriale principe che consente a chi vuole investire nel territorio del comune di Tusa di poterlo fare in maniera più agevole con delle previsioni territoriali chiare, perché abbiamo bisogno di investitori esterni che portino ricchezza, lavoro e sviluppo chiaramente sostenibile, col massimo rispetto di quelle che sono le nostre meravigliose bellezze. Il buon operato dell'amministrazione comunale di Tusa da qualche decennio a questa parte è testimoniato inoltre dai riconoscimenti che abbiamo avuto nel corso dell'anno 2018, oltre al quarto riconoscimento Bandiera Blu, siamo stati ancora riconosciuti tra le 100 mete d'Italia, abbiamo avuto il riconoscimento come comune fiorito, abbiamo avuto finanziato il progetto Erasmus Plus, turismo accessibile con dei partner stranieri, il progetto è iniziato nel mese di novembre di quest'anno che ci ha proiettato in una dimensione internazionale. Un augurio ancora alla fine a tutti i bambini che sono nati a Tusa nel 2018 e che sono stati recentemente premiati, ovviamente le famiglie, da questa amministrazione perché sono la vita, sono il futuro e il mondo è loro.